Dolore e sgomento a Cremona per la morte improvvisa di Massimo Puerari, molto noto in città come storico allenatore del Corona Calcio e del Corona Volley. Negli anni ha allenato centinaia di bambini nella parrocchia di Cristo Re, ma è stato anche un insegnante di educazione fisica molto apprezzato. Proprio nel quartiere Po regna ancora l'incredulità. È una notizia che ha lasciato sgomento. Ero in casa, tra l'altro avevo una cola 4, e però ero in viva voce, quindi mi arriva questo messaggio su WhatsApp di un mio carissimo amico, mio ex compagno di classe, che mi dava appunto la notizia. Cioè, gli ho richiesto 3 volte nome e cognome, ma perché? Perché proprio non volevo pensare, non volevo credere che fosse Massimo. Io lo conoscevo personalmente tramite l'attività sportiva. Lui era il responsabile dell'attività di base qui del Corona, io della Sportet. È un ragazzo che non ho parole, perché poi tra l'altro l'avevo incontrato 5-6 giorni fa. Parlavamo sempre di calcio, aveva allenato in passato anche i miei nipoti, per cui sono ancora incredulo che possa essere successo una cosa del genere. È una persona onestamente brava come era Massimo. Sì, era una persona squisita, gentile, sempre disponibile, era l'allenatore di mio figlio, seguiva un po' tutto alla squadra del Corona, ci siamo visti negli ultimi giorni per la festa di fine anno del calcio, una persona veramente splendida, ha dato il massimo per i nostri bambini. Parole di ricordo anche dall'assessore Burgazzi. Per tutti noi bambini e ragazzi dell'Oratorio di Cristo Re del quartiere Po, Massimo è stato davvero un punto di riferimento, non solo nell'insegnare uno sport, ma anche proprio nell'insegnare a stare insieme, divertirsi insieme e creare relazioni. La sua scomparsa sicuramente lascia un grande vuoto.